Allora, proviamoci a raccogliere la sfida che ci siamo lanciati prima dell'intervallo. Proviamo a costruire un grafo che rappresenti le varie linee dell'SFM. Nel costruire il grafo, in qualche modo vogliamo ignorare quelle che sono le singole corse, cioè a noi interessa capire come sono collegate tra di loro le varie stazioni, che ci darà un'informazione parziale, nel senso che ci dirà che per andare dalla stazione A alla stazione B il percorso più breve, nel senso del minor numero di stazioni, ad esempio, da compiere è questo, passi tra C, D e F. Dopodiché, se io astraggo rispetto alle corse specifiche, non ti so dire prendi quel treno a quell'ora. Ti dico, esiste un percorso fatto di magari un treno che fa esattamente quel giro lì, o magari devi cambiare 4 volte. Dipende da che cosa sto cercando. Se parliamo di percorsi minimi, in un grafo in cui due nodi, due stop, due stazioni, siano collegate, se esiste almeno una linea che le collega, in questo grafo non c'è più l'informazione di quali sono le linee e da che ora passano. So che c'è un percorso. Diverso è invece scoprire le indicazioni di guida. Prendi quel tram a quell'ora, poi scendi, prendi quell'altro, eccetera. Quindi per ora non siamo ancora in grado di farlo. Quello che proviamo a fare invece è cominciare a interrogare queste strutture dati per avere almeno l'informazione sulla connettività. Per sapere che da Rivarolo a Susa non ci puoi andare direttamente, ma devi passare per Torino, necessariamente. Poi dopo ti porrà il problema di quali treni prendere. Però sai che di sicuro devi passare di lì. Allora, dal punto di vista pratico, ciò che ho fatto è di creare un nuovo progetto, per ora solo Java, lasciamo perdere la parte JavaFX, perché è ancora lontana, dentro il quale ho preso e copiato le librerie, diciamo i bin del progetto One Bus Away. Quindi tutto il package model e tutto il package calendar, model.calendar, alcune classi specifiche per come gestisce le date. In realtà non è che mi servono le date, ma c'erano delle dipendenze dell'import all'interno di queste classi. In realtà ve la vendo così, ma non è stata così immediata, nel senso che se voi prendete quei bin che vi ho fatto vedere prima, hanno dentro tutte le notazioni, chiocciola, CSV, eccetera, eccetera, che vanno cancellate, perché altrimenti, ovviamente, quando lo portate nel vostro progetto, mancano tutte le librerie di supporto. Quindi, di fatto, questa è una versione ripulita, cancellando tutto ciò che dava errore, dei bin, e ovviamente ha risparmiato parecchio tempo rispetto a doversi costruire a mano. E, soprattutto, diversi errori, nel senso di andarsi a controllare anche tutte le informazioni ci siano. Questo bin, vedete, è un bin abbastanza, quello di agency, abbastanza stupido, nel senso che lui contiene i vari campi, beh, tutti i bin sono stupidi, sono solamente contenitori di dati, ma contiene tutti i campi sotto forma di string, e basta, ma anche perché agency è la classe di partenza. Se noi andiamo a prendere qualche altro bin un pochino più evoluto, ad esempio stop time volevo prendere, stop time, è un pelino più evoluto, nel senso che vedete che anziché avere l'id della trip e l'id dello stop, ha già riferimento a oggetti di tipo trip e di oggetti di tipo stop. Cerco di spiegarmi. Questo era stop time, giusto? Stop time. Stop time deriva da questa tabella GTFS stop times. In questa tabella c'è questo che si chiama GID, che è l'identificatore dello stop times. Qua. Poi c'è uno stop agency D, stop ID, trip agency D, trip ID. Cioè c'è il riferimento al trip e allo stop. Il trip, dicevamo, è da sopra e lo stop è quello che avevamo qua a destra, no? Cioè la linea che lo contiene e il luogo in cui si ferma.
Questi sono quattro campi di tipo stringa. Per rastrare un pochino, per portarci un pochino più vicino agli oggetti, questo bin in realtà non contiene quattro campi di tipo stringa, ma contiene un campo di tipo trip e un campo di tipo stop. Che è meglio, no? Perché così abbiamo già direttamente il riferimento al trip e il riferimento allo stop quando navighiamo questi oggetti. È meglio una volta che qualcuno me l'ha creato questo oggetto. È chiaro che quando dobbiamo leggere, quindi il DAO che dovrà leggere e creare un nuovo stop time, e dovrà farsi lui il lavoro di andare a convertire le stringhe che riceve nel riferimento all'oggetto. E quindi dovremo crearci delle mappe, delle collection di supporto, in cui abbia anche salvato tutti i trip, salvato tutti gli stop, per poter aggiungere un riferimento al trip o allo stop opportuno, oppure crearne uno nuovo al bisogno. Se io leggo dati di poststringa, ogni tabella è separata dalle altre. Ma se al posto delle stringhe voglio mettere dei riferimenti, nel momento in cui creo una singola istanza di un singolo stop time, devo avere da qualche parte l'istanza dello stop, l'istanza del trip e eventualmente altre cose. In questo caso nessuno. Gli altri sono tutti basi, dati base. E quindi va bene, ha senso farlo nel contesto di un model. Dentro il model ho le varie collection, ho le varie mappe che mi permettono di collegare tra di loro queste informazioni. È un po' una scelta nostra. Io i BIM li sono trovati fatti e mi sono piaciuti così perché erano già fatti. È una scelta noi, quando costruiamo il modello, quando pianifichiamo un BIM, diciamo che okay, questo campo qui lo lascio grezzo come stringa, come intero, o lo faccio diventare un riferimento a un oggetto. Ovviamente quando lo leggi dal DB il DAO non può fare altro che averlo grezzo, che lo tira su grezzo. Poi però deve in qualche modo riuscire a farlo salire, no, di astrazione. Quindi dobbiamo fare attenzione in vari oggetti quando li creiamo, se basta leggere il campo del database oppure se dobbiamo fare qualcosa in più. Quindi, tornando al nostro progetto, io ci ho messo dentro, cancellando ciò che non c'entrava, la parte di Hibernate, la parte di CSV che noi non siamo capaci a usare, e le ho fatte diventare semplicissimi B, senza andare a modificare il tipo di dati, e quindi in alcuni casi sono tipi grezzi, in alcuni casi sono invece tipi classi vere e proprie, tipi base oppure classi vere e proprie. Dopodiché, su questi Bing che cosa si fa? Beh, si fa un DAO che sia in grado di leggere le varie tipi di informazioni, alcune più semplici, altre meno semplici. Quelle più semplici ve le faccio vedere già fatte, perché tanto... Vabbè, io ho creato un package, a differenza di org, appunto, ho messo un package di it.polito, il sottopackage.db avrà la solita classe dbconnect, che fa sempre la stessa cosa, chiaramente col nome del database, questa qua, gtfs sfm torino. E beh, a parte questa classe, ho cominciato a costruire un DAO. Ho provato a buttare giù alcuni metodi che tanto di sicuro mi servono, poi gli altri li costruiamo insieme. Ad esempio, la prima cosa da fare, perché se no non faccio nulla, è avere l'elenco delle agency, perché alla fine ogni altra tabella fa riferimento all'agency, quindi se non so quali sono le agency non so cosa fare, no? come query. Ah, questo è un metodo banale del DAO, nel senso che perché l'ho chiamato Public Collection Agency e non... list oppure altro, ma perché in realtà i nomi di questi metodi li ho copiati dalle interfacce dell'altro progetto, ve l'ho detto, no? Questo, rubiamo Manbassa, là c'era un interface che si chiamava GTFS DAO e ho copiato, ho implementato i metodi come se dovessi implementare quell'interfaccia, in realtà non mi frega niente implementare quell'interfaccia là, visto che là qualcuno li ha già pensati quei metodi, dove ci sono li copio uguali. Ovviamente list è un tipo di collection. Get all agency farà la query nel database e mi darà l'elenco di una collection, una lista di agency. Quindi la query è di questo tipo qua, banalissima. E poi ho il solito codice del DAO, nel senso che prendi la connessione, prepara lo statement e poi per gli elementi del result set aggiungili alla lista e ritorna alla lista. Quindi non c'è nulla di diverso, l'abbiamo fatto 40 volte già questo lavoro qua. No? Tra l'altro non è neanche parametri questa query. Ecco, l'unico dettaglio è che io ho nascosto dentro, mi sono fatto una funzioncina build agency, perché in diversi metodi del DAO potrei aver bisogno di creare degli oggetti di tipo agency. No?
Allora, un build agent gli passo un result set e mi fa il lavoro di set dei vari campi, no? Creazione dell'oggetto, questo metodo build agent ce l'ho qua. Metodo privato sempre della mia classe DAO, che prende result set come parametro e allora prende da result set prende un get string di id e lo mette nel set id dell'oggetto agents. Prende il name e lo mette nel set name. Prende il language, lo mette nel language e poi ero pigro stamattina, ma su to do, nel senso che poi gli altri campi li possiamo aggiungere. Però non servono solo questi, ma sono questi. Di un oggetto nuovo di tipo agency. Come vedete, io qua uso tranquillamente il bin del package org.onepassaway che ho messo dentro modificati. Non sto a costruirne degli altri, uso direttamente perché mi vanno bene così. Questa classe, diciamo così, helper di aiuto, la uso anche perché nell'altro metodo che ho fatto, get agency for id, quindi get all agency me le dà tutte. L'altro metodo, get agency for id, sempre di nuovo copiato, ispirato dall'interface che c'è nell'altro progetto, prendo un id come parametro e mi dà l'agency che ha quell'id lì specifico. Allora, in questo caso, lo statement ha un parametro, where id uguale, la stringa che viene passata come parametro, questo parametro l'ho imposto qui, e poi anche qua devo creare un nuovo oggetto di tipo agency, questa volta che costruisce solo il campo, solo quel risultato, se c'è, se non c'è ovviamente sarà nulla. Allora riuso di nuovo il metodo build agency, quindi alla fine nascondo dentro quel metodo lì l'informazione di quali sono i campi dell'agency, visto che ne ho tanti, non li voglio sprotolare e copiare in più posti. Da qui in poi cioè, non c'è nulla di speciale, nel senso che, fatemi scusa, commentare questo codice, io ho fatto un piccolo main di prova, sempre in questa classe DAO, in cui creo un nuovo DAO e chiamo questo metodo getAllAgencies e per ciascuna agenzia la stampo. No? E questo qua, salvo sorprese, allora, sorpresa, dovrebbe funzionare. Right. Esatto. E mi scrive che ci sono queste due agency. Lo sapevamo. Poi dobbiamo fare un piccolo passo avanti, e ve lo mostro ancora questo già fatto. La stessa cosa l'ho fatta per lo stop. Get all stops. Dammi tutte le fermate. Come parametro questa volta ho messo l'agenzia. Tutte le fermate di quelle agency specifiche. Potrei anche dire tutte senza agency, cambia un attimo la query ovviamente. E qui la stessa cosa, dammi tutti gli stop di questa agency che ti ho passato come parametro, metto nella query, crea una collection, una lista, aggiungi alla lista, questo build stop crea l'oggetto vero e proprio, quindi l'ho messo da qualche parte qua, in cui ci mette l'id, il name, eccetera, eccetera. L'unica particolarità è che l'oggetto stop, che uso come modello, di nuovo c'è qualche leggera differenza rispetto tra il database e il bin, ma è normale. Il database, gli stop hanno due stringhe, l'agency ID e l'ID dello stop, per identificarli. A livello di oggetti, chi ha creato questi bin le ha chiamati dicendo classe stop ha un campo id unico, non ne ha due, ne ha uno solo, che è di tipo agency and id. Quindi un oggetto agency id, che è un oggetto stupido, che contiene dentro due campi, agency id e id. Quindi, anziché memorizzare le due stringhe dell'oggetto stop, le memorizzate in un oggetto di supporto, agency and id, che poi a sua volta ha messo dentro lo stop. Niente di difficile, bisogna proprio fare attenzione, e quindi quando faccio il set id, lui si aspetta un oggetto di tipo agency and id, cioè la coppia, quindi ho creato l'agency and id passandogli le due stringhe. Se ce la fossimo creati da noi, magari non avremmo fatto così, ma l'abbiamo trovato fatto, seguiamo ovviamente il modo in cui è stato progettato. E così via. Allora, cosa posso fare? Beh, io qua, la parte che ho commentato prima,
per ciascuna agency posso pensare, quindi ho fatto get all agencies per avere tutte le agency e le abbiamo stampate prima. Per ciascuna di queste agency posso chiamare il metodo get all stops per farmi dare tutte le fermate gestite da quella agency e stamparle. Questo come prova. E quindi se facessi questo mi direbbe che l'agency FS non ha nessuna fermata e l'agency GDT invece ha queste fermate. Questo è il codice, in realtà è così, è come li concatena il toString che mette dentro il nome dell'agency GDTF, poi un underscore, poi il nome della fermata. In realtà sono due campi separati. E poi c'è il nome, diciamo così, visibile. Per esempio queste due fermate che hanno lo stesso nome visibile, in realtà sono due fermate diverse, perché una è quella ferroviaria e l'altra è quella del bus. Quindi, vabbè, a livello di DAO ci stiamo costruendo questi metodi qua. Poi al DAO aggiungeremo altri metodi man mano che ci serviranno. Proviamo a fare un passo in su. Devo crearmi un modello nel quale ci siano queste informazioni, perché il DAO fa le query ma poi subito dopo le dimentica. Un modello nel quale memorizzare le informazioni che ci servono, tra le quali ci sarà anche un grafo, che è quello su cui voglio calcolare i campi. Allora, io qua avevo già preparato un package vuoto, ci metto dentro una classe modello, e qui ci sono dubbi, domande, DAO base questo, semplicemente mappa sui bin e tabelle. Allora, facciamo una nuova classe modello, model. Cosa farà questa classe? Beh, come minimo dovrà gestire l'elenco delle agency e l'elenco degli stop, non ce lo toglie nessuno. Quindi private collection di agency. E collection di stops questo è il minimo no. Allora possiamo pensare di dare al modello, adesso noi non abbiamo ancora un'applicazione, però tipicamente il modello offrirà all'applicazione la possibilità di interrogare questi dati. Quindi possiamo pensare di avere il solito metodo public collection di stop, get all stops, per esempio. Il modello offre all'applicazione la possibilità di avere le fermate. E per far questo usa i metodi del DAO che abbiamo appena creato per leggersi questi campi. Questo tra l'altro ci serve perché per creare il grafo la prima cosa che dobbiamo fare è avere i vertici. E i vertici sono le fermate, per questo che mi faccio questo metodo. Il mio obiettivo è calcolare i cammini minimi qua sopra e allora dovrò avere, cominciamo a scriverlo, dai, private, un grafo, poi vediamo di che tipo, no? Devo creare un grafo di questo genere. Allora, per creare il grafo mi servono i vertici sono le fermate. Allora, il modello offre un metodo per avere l'elenco delle fermate. Questo elenco delle fermate o le sa già oppure le chiede al DAO. Quindi, solito gioco, se per caso this.stops è diverso da null, cioè le ho già caricate in passato queste cose, scusate,
servono queste parentesi di graffe, return this.stop. Altrimenti devo chiamare il DAO, quindi farò GTFS DAO, si chiamava DAO uguale new GTFS DAO, e chiederò al DAO per favore dammi tutte le fermate. In realtà il DAO non è capace di darmi tutte le fermate, ma me ne dà solo quelle di una determinata agenzia per volta. Allora, prima di tutto dovrò chiedere le agenzie, poi per ciascuna agenzia gli chiederò le fermate. Dimentichiamo il fatto che ora qua le agenzie sono solo due, di cui una non ha fermate, non lo sappiamo. Nel caso generale abbiamo più agenzie, di ciascuna avrà un certo numero di fermate, io le devo leggere tutte. Quindi avrò una prima cosa in cui chiederò al DAO dammi le agenzie, get all agencies, che è il primo metodo che abbiamo visto del DAO. Caro DAO, dammi tutte le agencies. E io mi ho già preparato una collection che si chiama agencies col plurale, che è definita qua dentro il modello. E poi di questa collection vado a prendere un'agenzia per volta e di ciascuna di queste chiederò gli stops. Quindi for agency ag due punti agencies, per ciascuna di queste chiedo al DAO di darmi l'elenco degli stop, quindi DAO.get all stops di quell'agenzia ag. Cosa mi faccio questi stop? Li aggiungo a una collection. Quindi occhio che non posso scrivere stops uguale, perché altrimenti li sovrascriverei a quella vecchia. Devo aggiungerli a quella precedente. Quindi mi conviene creare una nuova collection mia, stops uguale new list di stop, e poi list non posso pure, array list ad esempio. E poi stops, ad ogni volta, quindi ho creato una lista vuota e ad ogni volta aggiungo alla collection stops attuale l'elenco di tutte le fermate che mi arrivano dall'agenzia che sto interrogando. Quando ho finito sta roba posso restituire stops. Quindi ogni volta che chiamo questo metodo getAllStops mi restituisce una collection di tutte le fermate che sono descritte nel database, eventualmente di agenzie diverse nel caso in cui il database contenesse fermate di agenzie diverse. Ho dovuto fare questo giro qua perché il mio DAO ha il metodo getAllStops richiede come parametro un'agenzia e non gli posso dire dammele tutte. E allora ho fatto questa iterazione qua. Allora, avendo questo, posso già cominciare a costruire il grafo. Almeno i vertici. I vertici sono gli stops. Allora, costruiamo un altro metodo, aggiungiamo un metodo qua al nostro DAO, build graph. Il nostro modello, scusate, non il nostro DAO. Public void. Quindi io ho già detto. Allora, devo costruire un grafo. Di che tipo è il grafo che costruisco? Che relazione c'è tra una stazione e un'altra stazione? Allora, al momento, facciamo le cose semplici. Costruiamo un grafo non orientato, quindi non andiamo a calcolare né le distanze né i tempi di percorrenza. Diciamo solamente c'è o non c'è il collegamento da due stazioni. Lo vedrei però come grafo orientato, perché non ho la garanzia, nessuno mi dà la garanzia che tutte le volte che c'è una tratta dalla stazione A alla stazione B ci sia necessariamente anche la tratta inversa. Dovrebbe, però, chi me lo dice? G
GTFS non mi garantisce che questo valga. Uno potrebbe benissimo avere una fermata, no, che a seconda che nel viaggio di andata viene fatta, nel viaggio di ritorno viene saltata, perché c'è un senso unico. Anzi no, sono sicuro che ci sono delle fermate che vengono saltate. Pensate anche ai mezzi che all'andata fanno un corso e al ritorno fanno un corso parallelo. Allora voi avete una fermata in cui si congiungono, no? Pensate a un grafo di questo genere. All'andata fa il percorso di sopra e al ritorno fa il percorso di sotto. Quindi io ho un arco che va da qui a qui, ma non ho un arco che va da qui a qui. Quindi il mio grafo deve essere per forza diretto. Adesso non so nel caso ferroviario se succeda, ma nel caso urbano di sicuro succede, tante volte. Quindi devo creare un grafo diretto. Quindi lassù ho dichiarato per rapidità, ho scritto graph, in realtà sarà un directed graph. E quindi il mio grafo lo posso creare uguale new, directed graph è un'interfaccia, la classe che lo implementa è simple directed graph. Simple perché al momento non mi interessa il multigrafo, non mi interessa sapere tutte le tratte che vanno da qui a qui. Magari domani mi interesserà, in questo momento non ancora. Quindi un simple directed graph di stop di voltage. Ah, poi default edge contro class. Chiama così, no? Simple directed graph. Quindi questo è il grafo che devo costruire. Questo grafo è fatto di nodi e archi. Vertici e archi. I vertici sono gli stop. Quindi aggiungo al grafo tutti gli stop come vertici. Posso usare il metodo di graphs, graphs punto add all vertices, per brevità, il primo parametro è il grafo, il secondo parametro è la collection di vertici, get all tops. E qui ho fatto il grafo. Vediamo se funziona. Finora. Proviamo a stampare questo grafo? Anzi, no, facciamo, sì. Adesso per fare questo ovviamente mi serve un piccolo main che chiami questo metodo. Model M uguale new model, m.buildGraph. Quindi proviamo con questo main di prova a far chiamare il buildGraph, la quale chiamerà getAllStops, che userà il DAO che funziona perché l'abbiamo visto prima, crea un grafo e facciamo stampare il grafo. Allora, facciamo un run di questo e mi stampa, vabbè, questo è come il toString ha stampato l'oggetto stop, dall'elenco di tutte le fermate, in fondo dovrei avere un elenco vuoto di archi, esatto. I vertici finiscono qua, e qui tra parentesi quadri ci sono gli archi, non abbiamo ancora aggiunti, quindi è un grafo fatto di tanti vertici isolati e nessun arco, per il momento.
Adesso la parte difficile è aggiungere gli archi. Allora, io voglio provare a farlo prima in un metodo, in un modo stupido. Un modo stupido potrebbe essere... Allora, vedo due modi di procedere. Il primo modo è quello di... Cosa ci serve per sapere se due stop sono collegati? Due stop sono collegati se c'è almeno un trip che è composto da due fermate, due stop times, di quei due stop. Ho due fermate, lingotto e porta su. Sono collegati? Mi vado a chiedere, devo chiedermi se esiste almeno un treno, quindi almeno una trip, che tra le cui fermate, tra gli stop times della stessa trip, ci siano queste due stop consecutive. Non prima una, poi l'altra. Prima una, poi l'altra, otto fermate in mezzo, poi l'altra. Ma questa è la domanda che devo fare. Posso farlo in due modi. Posso caricarmi tutti i trips, tutti i stop times, eccetera, eccetera, come collection, collegarle tra di loro, fare le mappe di collegamento, e poi andarmi a navigare questa struttura oggetti con dei cicli. Oppure posso chiedere al database esattamente quell'informazione lì, quella domanda lì. A me serve sapere, date due stazioni, se sono collegate, sì o no? Allora, posso fare una query che me lo dica, no? Anche un po' di più, che mi dica quali sono tutte le corse di tutti i treni che passano dalle due stazioni, che fermano in quelle due stazioni consecutivamamente, cioè anche consecutivamente, non dobbiamo dimenticarlo. Quale conviene? Beh, dipende da noi. Da un lato, se facciamo lavorare il database, faremo una query un pochino più grossa, più pesante. Dall'altro, useremo il database semplicemente come posto in cui salvare i dati e tutto il lavoro, diciamo così, di navigazione delle strutture dati ce lo facciamo a mano. Io quasi quasi preferisco far lavorare il database, forse. Specie se la cosa è complicata. Cioè, voi immaginatevi di navigare queste strutture dati dove ho due stop, devo vedere se c'è, ci sono due stop time diversi, consecutivi, dello stesso trip, della stessa agency, sapendo che di trip che passano da quella, da quello stop ce ne possono essere 10.000. Non è facile, eh? Non è neanche facile a livello di database. A livello di database io ho due stop, devo vedere se queste due stop, se per queste due stop esistono due stop times diversi che abbiano questi due vincoli. Beh, ovviamente queste stop times sono relative a quegli stop che si fermano lì, ma queste due stop times devono essere relative allo stesso trip e devono essere consecutive. Questo mi serve. Le due stazioni sono collegate, se esiste almeno una corsa, una trip, che fa queste due fermate e le fa una dopo l'altra. Allora, siete fortunati perché sono le 5. Allora ve la faccio già vedere questa qui. Questa è quella che mi è venuta in mente questa mattina. Ma quando facevate base di dati le facevate più complicate. Solo che passato un po' di tempo sembra... Dice semplicemente, io ho bisogno, è un po' complicato perché devo fare join di tabelle con se stesse, perché ho lo stop di partenza, lo stop di arrivo, lo stop time di partenza, lo stop time di arrivo, e poi la trip che tiene insieme il tutto. Infatti io ho fatto il join di queste 5 tabelle,
stop 1, stop time 1, stop 2, che è qua sotto, stop time 2, e poi trips. Ah, è lunga ma è facile da leggere. Io voglio vedere se, allora, queste due, le prime due righe, tutto il lavoro lo fa il where. Le prime due righe mi dicono qual è la stazione di partenza e la stazione di arrivo che mi interessa. Punto interrogativo sono i parametri che ci metterò dentro, no? Lingotto porta Susa. Allora, vado a vedere se tra le stop, quelle che hanno lingotto, e le stop 2 che hanno porta Susa, mi chiedo, queste sotto sono tutte condizioni di join. Queste due sono le condizioni di join tra la tabella stop 1 e la tabella stop times 1. Cioè mi dice, guarda, stop times, uno stop time che ferma nello stop 1, non mi interessano tutti gli altri. Sono due righe perché la chiave è doppia, l'id dell'agency e l'id dello stop. Poi le altre due sono le condizioni di join tra stop time e trip. Dice, allora, io vado a cercare, dato lo stop 1, gli stop time che fermano in stop 1. E di questi stop time vado a vedere qual è il trip corrispondente. E faccio la stessa cosa per lo stop 2. Stop 2, stop time 2, stop time 2, trips. Quindi le condizioni di join mi danno tutte le combinazioni in cui c'è lo stop, uno stop 1, che è fisso, perché l'ho bloccato qua lo stop 1. Un insieme di stop times di 1, con tanti di stop time in quello stop 1. E collegati ai trip a cui appartengono questi stop time di 1. Poi ho la stessa cosa sul 2, lo stop 2 che è fisso, gli stop times di 2 che sono tanti, perché sono tutte le volte che si ferma un veicolo lì, e le trip collegate. Ma in realtà di trip ne ho una tabella sola, non ne ho due. Quindi le join selezioneranno solamente le trip che hanno contemporaneamente uno stop time che ferma in stop 1 e uno stop time che ferma in stop 2. Perché la tabella trips è unica, è quella che mi permette di sfalciare tutto, di selezionare. Ma non mi basta, che le due, di aver trovato un trip che ha tanti stop time, dei quali ce n'è uno che ferma in stop 1 e un altro che ferma in stop 2, perché questo gioco l'ho trovato. Mi interessa anche che questo stop 1 e stop 2 siano consecutivi, e questo me lo fa quest'ultima riga qua. L'ordine di fermata nella fermata 2 è esattamente l'ordine di fermata della 1 più 1. Vedete che c'è più 1 qua sotto. Cioè se la fermata 1 la fa come quindicesima fermata, come sedicesima deve esserci la 2, quella che mi interessa. Non come diciottesima. E neanche come quella precedente, perché sennò stiamo considerando l'arco a rovescio. A questo lo facciamo fare in database, immaginate di farvelo invece in Java, molto peggio. Tutto questo per avere, che cosa ci dà tutta questa query? Ci dà l'informazione. Set asterisco in realtà mi tira fuori tutto, ma relativamente a tutte le corse, le trip, in cui quelle due fermate vengono fatte in successione. Se sono veramente adiacenti queste due fermate, allora avrò almeno una corsa. Se avrò zero corse, vuol dire che quelle due fermate non sono adiacenti, non devono essere considerate adiacenti. Poi magari ho solo due corse, oppure magari ne ho 80. Se prendere il lingotto porta nuova ce ne sono poche, perché l'SFM usa pochissimo porta nuova come funzione, perché la maggior parte delle linee sono passanti.
se avete vedere il lingotto porta sulla ce ne sono molte. Ma noi per sapere se lo, dobbiamo collegare o no, dobbiamo averne almeno uno. Se andate a prendere porta sulla, porta nuova, mi pare che non ce ne sia nessuno. Vabbè, poi si possono provare a fare. Allora, questa è la query. Una possibile forma della query. Poi non l'ho scritta così, eh? Si scrive un pezzo, poi si aggiunge, poi si scrive un altro pezzo, si prova interattivamente nell'editor qua, si prova, prima ho fatto bene le join tra stop time, poi c'è aggiunto il trip e così via. La cosa qua non è che non butta via di getto. Una volta che ce l'ho, la posso importare dove? In un metodo del DAO. Allora, sempre perché siete fortunati, questo metodo ce l'ho già. Vado a prenderlo qua. E l'ho chiamato. Dov'è? IsConnected l'ho chiamato. Perché in realtà l'attenzione la voglio mettere. Mettiamola in fondo. Cosa fa questo metodo disconnected? Aspetta, l'ho scrollato un po' sbagliato. Vedete che mi sono perso tra i due progetti, scusate. Allora, questo qui è quello nuovo, GTFS DAO. Ah, ce l'aveva già il metodo. Non l'avevo cancellato. Ah, no, scusate. Ho messo finto. Adesso vado a prendere quello vero. Ok. Questo qua lo buttiamo qua. Perché è banale. Allora, cosa fa questo metodo? Beh, si prende questa query qui che abbiamo copia e incollato e poi vabbè, questa query ha quattro parametri che sono l'ID dell'agenzia dello stop 1 e l'ID dell'agenzia dello stop 2. Quindi questi quattro parametri sono questi 1, 2, 3, 4 punti interrogativi. Quindi set string sul prepare statement vanno a impostare questi quattro parametri, fa la query e poi si chiede se c'è almeno un risultato, dice che l'ho trovato. Se no, dice che non l'ho trovato. Allora, il mio modello cosa può fare? Vi ho premesso che avrei implementato per prima una cosa stupida. Stupida uguale per niente efficiente. Proviamo con tutte le coppie di vertici e chiediamo al DAO, questi due vertici sono adiacenti? Sono connessi? Il DAO chiederà al database, mi dice sì o no, e se mi dice sì, aggiungo l'arco. For, stop. S1 graph.vertexset for stop S2 preso da tutti i vertici se DAO.isConnected al DAO non ce l'ho, fatemi creare il DAO GTFS if DAO.isConnected di stop S1 con S2 aggiungiamo l'arco graph.addEdge da S1 a S2.
arco orientato da S1 e S2, questo è un grafo orientato. Poi per non lasciarci soli mentre lui lavora, stampiamo anche che abbiamo aggiunto un arco S1, S2. Stupido che mi viene in mente, per qualunque nodo, qualunque altro nodo, chiedo al database, sono connessi, e il database va a cercare se esiste almeno un trip nel quale, il quale faccia due fermate consecutive proprio in quei due posti. Magari funziona. Hanno senso queste fermate? Cunesi, artigiani, canavesani, a seconda dell'area da cui venite, alcune di queste avranno senso. È un ghetto, eh? È lunghetto. È lunghetto perché è poco efficiente. La maggior parte, la stragrande maggioranza di queste query che faccio mi diranno falso. Quindi magari c'è un modo più furbo di farlo, tipo prendere un vertice e chiedere già al database, senti, dammi tutti gli altri stop successivi. Basta modificare un po' quella query e mi faccio dare l'elenco degli stop successivi, no? E quindi passo da un n quadro a un n con la complessità. Ma a parte quello, ci arriva. Immaginate cosa sta facendo il database in questo momento. Ci sta mettendo tanto tempo. Adesso qua siamo a cianciare, ma i minuti passano. Come lo sta spendendo il tempo, secondo voi? Ah, ce l'ha fatta. E eccoli qua. Sotto forma di archi del grafo. Quelle che abbiamo visto prima, tanto le abbiamo imparate a memoria mentre scorrevano, quindi possiamo controllare che siano quelle giuste. Allora, qui siamo arrivati a un grafo. Di questo grafo potremmo prendere, la possiamo agganciare essenzialmente l'esercizio, se andate a prendere il controller della volta scorsa che faceva le citazioni, modificate due classi e gli fate l'interfaccia grafica per calcolare il percorso minimo su questo grafo. Una volta che siamo arrivati al grafo, appunto, il fatto che ci sia sotto GTFS, database, eccetera, non ci interessa praticamente più. Però il ragionamento che volevo farvi, per quello ho saltato dei passaggi di dato delle soluzioni fatte, su questo era proprio l'efficienza. Questo è lentissimo. Allora, gli diamo ragione, in parte. In parte, perché quante stazioni sono? Abbiamo detto prima, sono 133. Quante query gli sto facendo fare? 133 al quadrato. 133 per 133 sono poi solo 17.000 query. Vabbè. 17.000 query. Quanto ci ha messo? 3 minuti? Dico 3 minuti. 180 secondi diviso 17.000 query sono un centesimo di secondo per query, 10 millisecondi, mal contati, così,
magari sono 20, magari sono 8, abbiamo messo dei numeri molto approssimativi. Ma quanto tempo ci mette il database a fare un'interrogazione di quel genere? Una. E proviamo, facciamogliela fare. Avevamo data questa query, proviamo a metterla qui. Ovviamente non la posso far funzionare col punto interrogativo, ci devo mettere delle fermate vere, no? Allora, l'agenzia era GTT underscore F, di tutte e due le fermate perché erano tutte così, e poi prendo due fermate che so che siano consecutive. Allora, prendiamo stops, non qua, tabella stops, dati. Beh, dicevamo porta Susa e lingotto, dai. P Susa, P spazio Susa, P spazio Susa, e l'altra lingotto, torniamo lingotto, è lingotto, scritta così. Se faccio eseguire questa query, è 0,000 secondi. Cioè il tempo di esecuzione della query, ne ha trovate 102, ecco, andiamo a vedere cosa ha trovato. Ha trovato 102 corse che collegano Porta Susa, poi tutte le informazioni su Porta Susa, attraverso questa corsa qui, la fermata 9, è collegata all'altro stop di questo trip che va all'ingotto, la cui fermata successiva dovrebbe essere la 10 da qualche parte. Adesso ho perso i dati. Quindi nella giornata, ecco, vedete il 10, stop sequence 10. Poi le varie colonne sono le 5 tabelle che abbiamo, che sono molto duplicate. Qui ci sono 102 righe, 102 diverse corse nell'arco della giornata che fermano prima a Porta Susa e poi all'ingotto. E ci ha messo 0,00 secondi. Un millisecondo, via. Ma noi ne spendiamo 10. Allora, questi 10 dove li stiamo spendendo, secondo voi? Andiamo a vedere il codice. Il database abbiamo visto che risponde in meno di un millisecondo. Quindi non è lui. Diciamone uno, ma ce ne mancano ancora 9. E qual è il codice che stavamo eseguendo? Questo. Ad edge mi rifiuto di pensare che ci metta più di qualche microsecondo. It's connected è il DAO, ma it's connected fa questa query che abbiamo visto ci mette 0. Queste cose qua ci mettono 0, cioè microsecondi o meno. Cosa rimane? Chi è la colpa di tutto, secondo voi? Se andate a giocare con NanoTime, provate a farlo. La colpa di tutto è lì. Get connection. Noi stiamo facendo 17.000 query, che sono veloci, sono complicate, cioè fanno mal di testa a leggere, ma il database, vedete, lui non gli fa un baffo, in meno di millisecondi dà il risultato. Ma per ciascuna di queste query, che di fatto fanno un baffo al database, apriamo una nuova connessione. Gli diamo la password, apri il socket, TCP/IP, valida la password, inizializza le strutture dati, fai una query che dura niente e poi chiudi tutto. C'è un tempo di latenza, un costo di attivazione della connessione. E noi stiamo pagando. Allora, il modello di funzionamento che stiamo usando di JDBC
va benissimo quando dobbiamo fare poche query che tirano fuori tante informazioni, tanti dati. Ma nel momento in cui dobbiamo fare tante query, piccolissime, ma tante, e non il 90%, ma il 999 per 1000 del tempo, perché stiamo parlando di 10 millisecondi su meno di 1, del tempo va speso in get connection. E qui è conseguenza del fatto che i database sono pensati per lavorare con poche connessioni, sempre aperte, e le query che viaggiano su queste connessioni. Allora, come si può contrastare questo problema? Si può contrastare, adesso vado a pescare delle slide che avete sempre avuto, ma non abbiamo ancora guardato, con un meccanismo che si chiama di connection pooling. Adesso ve lo racconto, poi la volta prossima lo mettiamo in pratica. Connection pooling non è una cosa complicata. Parte dall'idea che mediamente costa di più, molto di più, aprire una connessione che non fare una query. È anche vero che non è che puoi pensare di aprire una connessione unica, metterla in una variabile globale, che è una cosa che in Java non esiste neanche, e far sì che tutti usino quella che è già aperta. Allora, la soluzione qual è? È quella di avere un pool, un insieme di connessioni già aperte, già pronte. Cioè, quando il programma parte, apre 5, 10 connessioni verso il database, e le tiene aperte. Poi ogni volta che un metodo, un DAO, vuole fare una query, non apre una nuova connessione solo per lui, solo per fare quella query che dura un millisecondo. Usa una delle connessioni che c'è già, che è già pronta. Prende in prestito una delle connessioni che ci sono già, che è già aperta. Ok? E dopo che il DAO ha finito il suo lavoro, restituisce la connessione al pool, mettendola a disposizione del prossimo che ne ha bisogno. Qui parlo di connessione al plurale, perché in generale un programma Java può essere multitasking, quindi potrei avere metodi diversi che chiedono tutti contemporaneamente, in parallelo, di accedere al database. Quindi devo lavorare su connessioni indipendenti. Nel nostro caso, in cui per ora è tutto monotasking, basterebbe una connessione sola. A parte il numero di connessioni aperte, il giochino è quello di dire non vado a aprirne una nuova e poi chiuderla subito dopo, ma ne prendo in prestito una che era già aperta. Allora, questo meccanismo è già previsto da JDBC, noi non l'abbiamo mai usato, è già previsto da JDBC attraverso un'interfaccia che si chiama Data Source. Noi finora abbiamo usato Driver Manager, chi è che ci dava le connessioni? DriverManager.getConnection. Driver Manager è un oggetto di basso livello che dà direttamente la connessione. Sopra questo oggetto ce ne può essere un altro che si chiama Data Source, è il nome dell'interfaccia, poi bisognerà trovare una libreria che la implementi questa interfaccia per non farcela a mano, che prevede proprio il meccanismo di prestito di connessioni sempre aperte. I data source più intelligenti sono in grado anche di modulare il numero di connessioni aperte in funzione di quello che sta facendo il programma. Se il programma sta facendo molte query, aumenta il numero di connessioni aperte, se ne sta facendo poche, ne chiude un po' per ridurre le risorse in carico al database. Vabbè, qui ci sono alcuni numeri, ma noi poi li prenderemo su questo esempio i numeri veri e propri. Vi salto queste due o tre slide perché sono relative a come usare il data source in un'applicazione web. E parliamo invece della libreria che useremo noi, impareremo a usare, per fare connection pooling di applicazioni standalone, come i nostri, programmi indipendenti. Questa libreria si chiama C3P0, è il nome un po' copiato dal robottino C3PO, quello della, di Guerre Stellari.
Quindi c'è una libreria che è disponibile a questo indirizzo che fa questi due lavori. Connection pooling, quindi apre un certo numero di connessioni e mi permette di riusarle. E quindi speriamo che da 10 millisecondi di scendere a 0 o a 1. Quindi riuscirà a fare quel lavoro 10 volte più velocemente. Poi continua a essere poco efficiente perché fa un lavoro N quadro, ma perlomeno la parte non è a sprecare tempo di fare connessioni di database. La seconda cosa che fa questa libreria è che si accorge se io sto facendo il prepare di uno statement che ho già preparato in passato. Perché il mio metodo dà ogni volta quella stringa lunga 6 righe o 10, e ogni volta fa prepare statement di quella stringa lì, ma è sempre la stessa, ma il DAO non lo sa, è troppo stupido, colpa mia, l'ho scritto così, e il prepare lo fa ogni volta. Questa libreria intercetta il prepare statement e dice: aspetta un attimo, sto prepare statement è uguale a uno degli ultimi che hai già fatto, perché se sì me lo sono salvato, e quindi evita anche il tempo di ripreparare, quindi riparsificare, ottimizzare più volte lo stesso statement, anche richiamato in tempi diversi da metodi diversi. Come si usa questa libreria? Beh, oltre ovviamente aggiungere il jar al nostro progetto, è semplicissimo. Bisogna creare l'oggetto data source, e in questa libreria lo chiama combo pooled data source. Quindi creiamo questo oggetto, dobbiamo passare dei parametri a questo oggetto per dirgli come collegarsi al database. A questo punto il database non ci colleghiamo più noi, è il collection pool che ha per lui le connessioni. Quindi i parametri di connessione li devo dare al data source. Dico: senti data source, mi gestisci per favore un pool di connessioni verso questo database di cui ti do tutte le informazioni? Le informazioni sono ovviamente la classe, il JDBC URL, user password, quello è. Però non facciamo più noi la connessione. Lo passiamo a questo e questo fa il lavoro lui. Si connette e lavora. A quel punto, quando abbiamo bisogno di una nuova connessione, non la chiamiamo più, non la chiediamo più al driver manager, ma la chiamiamo al data source. C'è un metodo, CPDS, che sarebbe questo oggetto qua, punto get connection. Quindi ciò che dobbiamo fare noi è modificare il nostro dbconnect chiamando questo metodo getConnection da questo oggetto anziché dal data source, e all'inizio del programma impostare queste proprietà di questo oggetto. Quindi una modifica da 5 minuti, ma oggi non ne abbiamo più, e poi tutto funziona allo stesso modo, perché alla fine ho comunque un oggetto connection. Cosa cambia in più è che quando io chiamo il metodo connection.close, questa connessione non viene chiusa, ma viene semplicemente restituita, cioè viene ridefinito il metodo connection.close. Non fa più una close vera e propria, ma semplicemente restituisce la connessione che è stata presa in prestito. Quindi anche il nostro codice non cambia. Con punto close lo facciamo lo stesso, perché dobbiamo dire al data source, no, al pool, guarda che questa connessione ho finito di usarla. Lo faccio sempre col metodo close, quindi il nostro codice del DAO non cambia minimamente. Ma cambia la libreria sottostante, il livello JDBC sottostante, che permette di riusare e le connessioni e i prepare statement. Alla fine del database ovviamente faccio close del data source, il quale chiude tutte le connessioni che aveva aperto all'avvio del programma. Allora, la settimana prossima proviamo a mettere in pratica quest'idea sul database dei trasporti, così prendiamo anche dei tempi, delle misure di cosa succede. Domani invece viene Squillero e vi parla di un'altra cosa, quindi con questo proseguiamo martedì prossimo.